ragazzi, faccio questo piccolo pre-video per dirvi due cose importantissime. La prima, volevo ringraziare la Universal per avermi dato questa bellissima occasione di intervistare il regista e il produttore di Dragon Trainer 3, che uscirà il 31 gennaio del 2019. Non vedo l'ora, ho visto già qualche clip in anteprima, bellissimo, quindi mi raccomando, seguite l'intervista perché ho fatto delle domande secondo me molto carine, quindi mi raccomando, guardatela tutta, è stata un'emozione unica. Infatti, come noterete dal video, sono tipo imbarazzatissima, un pezzo di legno. Lui per me è un grande, cioè sono entrambi dei grandi, quindi strafigo. La seconda cosa che volevo dirvi è che proprio stasera è uscita la campagna delle magliette ufficiali della webserie What a Secret, la webserie di cui faccio la regia, per chi non lo sapesse, ma ormai credo che lo sappiano tutti. Quindi se volete, in descrizione trovate il link per acquistarle, avete solo 10 giorni, sono in edizione limitatissima, finita la campagna non potrete più acquistarle, ma soprattutto c'è una chicca in più, ovvero l'11 dicembre di quest'anno, 11 dicembre 2018, sarà il What a Secret Day, ovvero il giorno prima che esca il primo episodio di What a Secret. In cosa consiste il What a Secret Day? Praticamente tutti voi dovrete indossare la maglietta che avete acquistato, postare una foto su Instagram, taggarmi e io condividerò sul mio canale, cioè anzi sul mio profilo Instagram, tutte le foto in cui mi taggate con la maglietta o le magliette di What a Secret addosso. Praticamente sarà un giorno in cui promuoviamo al 100% l'uscita di questa serie tutti quanti insieme, quindi vi condividerò tutti quanti sul mio profilo Instagram. Mi raccomando, acquistatele, trovate il link in descrizione e niente, vi lascio all'intervista più bella della mia vita. Buona visione! La cosa che mi è piaciuta di più, una delle cose che mi piace di più del film di Dragon Trainer è la cura, l'estetica dei draghi e dei modelli con cui sono stati realizzati i draghi. A cosa vi siete ispirati per la creazione dei personaggi, per il character design dei draghi e anche dei personaggi magari? Well, all of our dragons are designed with the intention of making it feel as though they once roamed the earth. And so we use a lot of animal references that are identifiable today in the animal kingdom. And oftentimes we would try to identify a primary trait for a certain dragon. For example, Toothless is based on the mannerisms and the look of a black panther mixed with a salamander. And so he has many feline qualities to the way he moves, to the way he acts, his personality. And that allowed him to be both ferocious, but also kind of like a big cuddly pet when we needed him to. And we do that with all of our dragons. Everyone has a dominant personality, either an owl or a walrus, or, you know, each we identifiable animals put into these dragons to help them feel like they're real. Ho notato, sia guardando le clip di oggi, sia dalle varie locandine, che c'è la componente dello specchio che è molto importante, sia nella Furia Chiara si riflette nel suo potere di trasformarsi in uno specchio, sia appunto nelle locandine sono sempre specchiate, oppure c'è Hiccup che si specchia nell'acqua. È solo una componente stilistica o c'è una comunicazione, una voglia di comunicare qualcosa dietro? Yes, absolutely. I mean, it's a... We had never really articulated it that way, so thank you for the observation. But I do believe that this movie is about Hiccup having to look inside to find his strength and to define himself without Toothless, because his every success up until this moment has been because of his relationship with his dragon. And maybe his neediness to cling to Toothless is actually holding Toothless back from realizing his own destiny. And so for Hiccup to grow, which is ultimately what the movie is about, he must let go. And in doing so, he can finally stand on his own and gain the wisdom and become that selfless, wise chief that he was destined to be from the very beginning. It's also interesting, Light Fury, when she turns reflective, to us she disappears. It's her way of escaping reality in a way, right? So I think that's another way where she's a feral beast. And when she's faced in some of the realities of the world, her reaction is to spit fire and disappear, and she escapes. So I think it's another interesting sort of it's a reflection metaphor. Un'altra cosa che ho notato è che nelle scene di Dragon Trainer, il mondo nascosto, molte volte è importante, tra virgolette, la recitazione dei personaggi. Di solito l'attore, quando appunto si tratta di un film reale, dà qualcosa in più al personaggio. In questo caso, com'è il workflow per dare vita così bene, in maniera così perfetta, alla recitazione dei personaggi che in realtà sono animati? Yeah, well, in the animation process, it's broken up into two different stages.
we have the opportunity to work with our voice actors, and we sit across from one another and we exchange ideas, and they try different ways of delivering the lines and the dialogue and shaping the scene, sometimes rewriting the dialogue on the spot. So that is a very spontaneous exchange, and it actually brings a lot of life to the character. And then we give those performances to our animators, who are actors themselves. And so they are able to listen to the performance and try different things out. They'll set up a little video camera in a room and, together with some fellow animators, try ideas and until they find something that feels it has a spark of authenticity. And that's what they use as a guide to form their animation. This naturalistic style of animation actually also, it brings more scrutiny to little nuanced things that happen in the eyes, that happen in the bridge in the nose, maybe a subtle expression. In this movie, the palette for those kinds of expression is right in front of you. It's not hidden in super broad animated sort of movement. Beautiful. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.